Dopo oltre 48 ore sembra finalmente domato l'incendio sul Monte Bonifato e questa mattina il Camondo Blog ha documentato gli effetti del rogo nel cuore della riserva Bosco d'Alcamo. Ecco qui le immagini e alcune interviste che testimoniano anche la difficoltà degli interventi che sono stati attuati in questi 2 giorni, situazione tuttora sotto attento monitoraggio, come ci viene riferito, sia da parte delle squadre antincendio che da parte di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e altre squadre di volontari che hanno fatto tutto il possibile in queste 2 giornate per prevenire il peggio. Ancora interventi in corso qui sul Monte Bonifato, qui siamo nel cuore della riserva Bosco d'Alcamo dove vedete gli effetti del fuoco e alberi crollati. Questo adesso io domando, qui vediamo degli alberi che erano già crollati precedentemente, giusto? Questi alberi, questi... Ah, sono caduti, ecco come ci spiegano operai forestali qui presenti, che però non vogliono essere ripresi per ragioni di riservatezza. Questi che vediamo sono degli alberi crollati proprio durante l'incendio che in queste ore ha interessato il Monte Bonifato. E vediamo ancora qui del fumo e gli operai stessi del corpo forestale che stanno cercando appunto di prevenire il peggio dopo che anche qui si sono registrati, come chiaramente dimostrano queste immagini, dei danni alla vegetazione boschiva, la pineta di Monte Bonifato, della riserva Bosco d'Alcamo e qui lungo il viale che porta dalla Funtanazza, che conduce dalla Funtanazza alla Madonna dell'Alto, possiamo vedere la vegetazione è ancora rimasta integra, qui intanto anche protezione civile in attività. Vegetazione che è rimasta integra, ma vediamo anche ancora del fumo che si sprigiona dal sottobosco, mentre improvvise raffiche di vento spirano qui nel cuore della riserva stessa, e che rappresentano una minaccia perché il vento può continuare purtroppo ad alimentare le fiamme, bisogna stare di conseguenza molto molto attenti. Ecco, qui vediamo un mezzo della Protezione Civile con personale a bordo che sta scendendo verso la Funtanazza. Ancora qui una panoramica di questa situazione in una complessiva condizione, dobbiamo dirlo, di relativo degrado di questa riserva naturale, che effettivamente, seppure, come spesso viene ripetuto, vengano adottati degli interventi essenziali per cercare appunto di tenerla in condizioni sufficientemente di sicurezza, e qui comunque lascia sempre molto molto a desiderare, lascia molto a desiderare l'effettiva condizione. Vedete, ecco, adesso vi faccio vedere alberi caduti o pericolanti che rappresentano una chiara dimostrazione di come effettiva. ecco, ancora vediamo questo automezzo della Protezione Civile della Regione Siciliana che risale, e come ci specificano le persone a bordo, si tratta di personale del Corpo Forestale che dunque sta effettuando questi servizi anche di bonifica di questo sottobosco, insomma tutto quello che è necessario per prevenire ulteriori danni alla riserva Bosco d'Alcamo, in generale al patrimonio naturalistico.
di questa montagna. Ecco, direi adesso di mostrarvi anche queste immagini. Vedete questa situazione che è veramente spettrale, è veramente tremendo dover mostrarvi questa vegetazione in fumo, anche se, ripeto, qui i danni sono stati limitati. Vedete qui ancora vigili del fuoco, forestali e anche Croce Rossa in azione con squadre di protezione civile in azione per lo spegnimento di focolai molto minacciosi. Ricordiamo che qui sono in corso delle raffiche di vento e vi mostro purtroppo gli effetti dell'incendio che si è sviluppato fin qui. Vedete questa situazione veramente grave, perché qui siamo poco più su della Fontanazza. Ed eccoci con Ornella Criscione dell'associazione Fire Rescue di Protezione Civile, molto attiva qui ad Alcamo, con Fabio Ferrara, presidente del comitato locale di Alcamo della Croce Rossa Italiana. Diteci tutto su questi impegnativi, molto impegnativi interventi che vi hanno veramente messo a dura prova qui sui versanti di Monte Bonifacio, interessati da questo incendio divampato da domenica pomeriggio. Ecco, dovremmo partire da Fabio Ferrara, forse, per la Croce Rossa intanto. Sì, buongiorno a tutti. Siamo già al terzo giorno di operazione di spegnimento da parte del Corpo Forestale Regionale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La Croce Rossa a supporto di tutti gli operatori antincendio. Ieri ho dato alcuni dei numeri che abbiamo sviluppato grazie al Dipartimento. Con Ornella Criscione abbiamo messo a disposizione mezzi uomini per poter dare supporto alle operazioni di spegnimento da parte del Corpo Forestale. Volendo dare qualche numero, siamo sull'ordine dei 150 volontari che fino a ieri si sono alternati in questi 2 giorni. Abbiamo utilizzato 7 mezzi AB perché abbiamo avuto 2 associazioni di volontariato che sono venute da fuori con l'intervento del Dipartimento, una di Cussonace e una di Mazara del Vallo, l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo. Sono state ore drammatiche, lo sono tuttora perché come si vede c'è anche del vento, quindi abbiamo delle forti riprese. Ornella sta operando insieme ai ragazzi per cercare di contenere gli incendi e di bonificare tutto quello che è possibile bonificare, anche perché ci sono zone impervie impossibili da raggiungere. È uno scempio perché buona parte della montagna è andata in fumo sostanzialmente, anche se si tratta di maggior parte di sottobosco, però è stato un danno enorme ambientale, paesaggistico, di flora, di fauna. Noi come Croce Rossa e come Protezione Civile Regionale stiamo cercando di aiutare tutti e di poter contenere il danno il più possibile. Ieri sera qua c'era, come dicevo, uno schieramento di mezzi imponente da parte del Dipartimento. Diamo supporto e diamo aiuto, il più possibile. Aspettiamo che le condizioni climatiche e soprattutto le temperature calino per poter cercare di poter sedare queste situazioni, perché Monte Bonifacio è l'esempio eclatante, ma ci sono anche diversi incendi in tutta la provincia. Grazie Fabio Ferrara. Dunque, Ornella Criscione, voi cosa potete dirci? Cosa dobbiamo dire? Diciamo che sono momenti molto delicati anche questa mattina, per quanto riguarda questi incendi che ancora si sviluppano minuto per minuto. Ci stiamo organizzando con tutte le altre squadre di fuori come Protezione Civile e grazie al Dipartimento da parte nostra ci organizziamo anche la sera con Torre Fare e tutto e speriamo che tutto vada per il meglio. Più di questo non possiamo dire, quello che si vede è tutta la vista.
Già tante volte si era parlato delle condizioni di relativo abbandono e attenzione, non vogliamo mettere come dire, oscurare il lavoro che viene svolto da chi di dovere per cercare di fare il minimo indispensabile per tenere in condizioni sufficientemente sicure questa riserva, però obiettivamente c'è qualcosa, come dicevo poco fa, che lascia a desiderare qui, al di là degli incendi e prima ancora che si verificasse questo ennesimo incendio. Tantissimo lasciano desiderare molte cose perché venendo qua e operando si vedono cumuli, cumuli di legna abbandonati e questo non è una cosa bella. A noi non va bene neanche quando spegniamo gli incendi perché purtroppo bruciano sempre di più e non ci siamo così. C'è l'abbandono più totale. Devo solo dire, voglio ringraziare sempre la Croce Rossa che sta accanto a noi 24 ore su 24, che è di grande supporto, soprattutto loro, per darci alimenti, acqua e quant'altro. Ieri incessanti gli interventi anche di Canadair e di elicotteri per i lanci di acqua. Oggi sembra che ci sia in questo senso una tregua, però questo vento non è una bella cosa. Questo vento a noi non ci favorisce tanto. Sì, ieri ci sono stati tre Canadair e un elicottero, scusate, quattro Canadair e un elicottero. Questa mattina la montagna sarà monitorata tutta da noi dalla Protezione Civile, Forestale e Vigili del Fuoco. E allora speriamo per il meglio, ovviamente è chiaro che stare qui a raccontare ancora una volta questi disastri fa molto male, speriamo soltanto che possano insegnare qualcosa alle generazioni a venire e che ci sia anche un più diffuso senso di responsabilità e soprattutto maggiore sensibilità verso i beni che abbiamo a disposizione. Sì, lo speriamo anche noi, speriamo che tutto vada bene, che vada per il meglio anche per oggi, per noi. Grazie.
Questa che vediamo adesso è una vasca che è stata collocata qui nel piazzale Fontanazza, pronta per essere riempita d'acqua. Arriverà fra poco un autobotte, come ci riferiscono i forestali qui in servizio. E dunque, una volta riempita d'acqua, servirà ai rifornimenti, alle operazioni di rifornimento dei mezzi che dovranno intervenire per le eventuali emergenze antincendio e quindi per le operazioni di spegnimento. Speriamo che non ci sia bisogno di ulteriori interventi, anche se allo stato attuale di acqua c'è veramente bisogno qui per spegnere i focolai che ancora persistono qui sul Monte Bonifato. È dunque una situazione di costante attenzione quella che oggi si vive qui sul Monte Bonifato, in particolare nel cuore della riserva Bosco d'Alcamo, sfregiata ancora una volta da questi incendi, come già ci ha spiegato ieri il comandante della Polizia Municipale di Alcamo, nonché dirigente della Protezione Civile Comunale, Ignazio Bacile. Ci sono gli elementi per considerare di matrice dolosa questo incendio divampato domenica sera e che ancora dopo quasi 48 ore continua ad interessare, a minacciare la riserva stessa. Due, tre, vado al bagno. No.